Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Eccomi qua nel mio antro, come la Sibilla cubana. Tutti mi vengono a interrogare e io emetto i miei responsi, capite? Capite? Questa volta emetto un responso su una questione molto, molto delicata, capito, cari amici? E di che si tratta? Di che si tratta? Vediamo un po', vedete il titolo di questo video? E la seduttività come alibi. E il fatto è, cari amici, che questa volta mi è venuto a trovare nel mio antro un amico che mi ha mandato un articolo apparso niente po' di meno che su The Huffington Post. The Huffington Post, un articolo scritto da Meredith Bennett Smith, il 29 agosto 2012, pochi giorni fa, cari amici, pochi giorni fa. E il titolo è scritto in inglese, ma ve lo dico in italiano. Padre Benedettino Grashkell, un frate americano, dichiara che i minorenni seducono i preti in alcuni casi di abuso sessuale. Capito? Quindi il tema è quello della seduttività dei minorenni nei confronti dei maggiorenni. E questo frate benedettino, ripeto, The Huffington Post del 29 agosto 2012, articolo di Meredith Bennett Smith. Sì, esiste la seduttività. Questo frate non è che c'ha tutti i torti, esiste la seduttività dei minorenni nei confronti dei maggiorenni, ma bisogna chiarire che cos'è la seduttività. E perché la brava giornalista Meredith Ben Smith critica molto la presa di posizione di questo padre benedettino Grashkell, e però mica si sofferma ad analizzare quella che è la seduttività. È soltanto, scusatemi, soltanto nell'antro della Sibilla cubana potete avere la risposta giusta, capito? E qual è la risposta giusta? Che un padre benedettino dovrebbe farci un ragionamento su quello che è la seduttività e sul motivo per il quale un minorenne può porsi in maniera seduttiva nei confronti di un maggiorenne. Si dovrebbe porre perché esiste la seduttività, che cos'è la seduttività. Però purtroppo la questione non può essere chiarita da una prospettiva patriarcale, devi soltanto chiarirla considerando il passaggio dal matriarcato al patriarcato. Perché io, Serafino Massoni, vi dico chiaro e tondo che la seduttività è un atteggiamento simile, cioè di origine simile a quello che si chiama l'amore patriarcale, l'amore romantico. Sia la seduttività che il cosiddetto amore romantico hanno le loro radici profonde nella famiglia monogamica patriarcale. Non potevano avere radici nella famiglia matriarcale, perché la famiglia matriarcale era caratterizzata dal fatto che ogni bambina, quando nascevano, erano circondati da una molteplicità di figure adulte, uomini e donne, d'accordo? E non c'era in matriarcato il bisogno di porsi in maniera servile nei confronti degli adulti, perché nessuno degli adulti ti rivendicava come proprietà. Sì, c'era la mamma in matriarcato, ma vi ho già spiegato un miliardo di volte che affinché ci sia proprietà privata ci vogliono almeno due persone che si contendono la stessa cosa, capito? E nessuna donna vi verrà mai a dire che il suo maestro è una sua proprietà privata, perché nessun altro individuo va a contendere a una donna il suo maestro, capito? È soltanto quando gli uomini scoprono la funzione dello sperma che nasce il concetto della proprietà privata, capito? Perché
ogni uomo, quando capisce che le donne fanno i bambini con il suo sperma, si pone il problema di stabilire con quale sperma è nato l'uomo fatto da quella donna tardità, lì per cui nascono il matrimonio monogamico patriarcale e tutto il resto, che sono una forma di accertamento della paternità. Allora, siccome quando in patriarcato nascono i bambini o le bambine, e il papà e la mamma sono consapevoli di essere i genitori, di avere la proprietà, cioè la proprietà, d'accordo? Se non altro l'uomo dice, la parola proletario, Santa Madonna, ve l'ho detto un miliardo di volte, che proletario non è quello che lavora nelle catene di montaggio, sì, vabbè, però proletario nella sua etimologia significa colui che come unica forma di proprietà privata c'ha i suoi figli, capito? I suoi figli e nient'altro. E allora il bambino capisce che di essere sotto quei due lì, di stare sotto quei due lì. Il rapporto del bambino con i suoi genitori, grosso modo, è il rapporto che c'è tra lo schiavo e il padrone. A voglia che vengono a parlare dell'amore, di amore, che tra l'altro è pure quella un'invenzione di amore. E papà, mamma, ma specialmente il papà, è il padrone, il bambino è lo schiavo. A voglia che voi dite che gli voglia bene, gli vuole bene, sì, però il bambino deve pure farsi voler bene, capito? E deve farsi voler bene, devi farsi volere, perché è tanto grande, tanto enorme la figura del papà che ti mette paura. Per questo poi è stata inventata la figura del padre eterno, il padre eterno. Cioè il padre terreno, che è quello che noi vediamo appena siamo nati, e poi c'è il padre eterno, padre celeste. E il bambino deve farsi ben volere, e diventa seduttivo. Noi diventiamo seduttivi per questo motivo. Perché appena nati, già da piccolini, ci rendiamo conto che quei due lì che ci stanno sempre appreso e sono quelli che stabiliscono il nostro benessere o il nostro malessere, e dobbiamo cercare di farci ben volere. E è così che nasce la seduttività, ma anche il sentimento dell'amore, l'amore romantico, no? Ve l'ho spiegato un miliardo e mezzo di volte come nasce il sentimento dell'amore. Capito? Va bene, dai. Sentimenti patriarcali, anche la seduttività è un modo di porsi patriarcale. Io per farmi ben volere da te, che sei tanto potente, sei tanto più grande, più potente di me, mi pongo in maniera seduttiva, cioè cerco di farmi ben volere, Tescodinzolo, capito? E se poi casomai qualcosa dentro di me mi dice che tu mi vorresti pure fare le cose brutte, io lì ti seduco, così mi vorrai bene, non mi tratterai male. E in fondo la seduttività, il comportamento tipicamente patriarcale, deriva dal fatto che uno fa il seduttivo nei confronti di un altro in quanto questo qualcun altro ha dei poteri nei suoi confronti, capito? State tranquilli che non troverete nessuna donna che fa la seduttiva con un vecchio rincoglionito, capito? Pensate solo, perché le donne tuttora, anche oggi che c'è tanto welfare, fanno le seduttive, non trovate nessuna donna che vada a fare la seduttiva in una casa di riposo. Ma anche gli adolescenti, ma mica sono scemi, anche i minorenni mica sono scemi. Uno si mette a fare il seduttivo nei confronti di quella persona che gli sta accanto e che ha tanto potere nei suoi confronti. Allora, padre benedetto, padre benedettino Groeschel, frate americano, dichiara che i minorenni seducono i preti in alcuni casi di abuso sessuale. Padre benedettino, ma dovresti sapere perché uno si pone in maniera seduttiva, perché si sente sotto di te, capito? Si sente sotto di te, si sente e vuole farsi ben volere da te, spera di farsi ben volere, ma tu non devi approfittare di una tale situazione. Per cui io propongo che vengano istituiti dei seminari in tutto il fondo per insegnare ai padri benedettini
e a tutti gli altri padri di qualsiasi genere, che cos'è la seduttività? Che cos'è la seduttività, cari amici? In tutti i conventi si dovrebbe leggere quest'opera, capito? La stirpe del serpente, dove si analizza il passaggio dal matriarcato al patriarcato e dove si analizzano la nascita di tutti quei sentimenti patriarcali, due dei quali sono l'amore patriarcale e la seduttività, capito? La seduttività! In tutti i monasteri, in tutti i monasteri, in tutti i conventi, ok? Magari anche presso la Santa Sede. Ok, ah, dimenticava che quello che è entrato nel mio antro di me, Sibilla Cubana, si chiama Ornitori Otto, lo dico adesso e mi scuso per non averlo detto prima, è stato lui che me l'ha mandato questo link, capito? Questo link apparso sul The Huffington Post, d'accordo? Del 29 agosto 2012. Ok, cari amici, grazie se mi avete ascoltato. A tutti voi, tanti saluti da Serafino Massoni.